Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Avete voglia di una colazione con i fiocchi? Ebbene, colazione uguale a brioche. Non è solo un'abitudine italiana, ma è un dolce che ormai è diffuso e apprezzato in tutta l'Europa. Si tratta di una pasta lievitata morbidissima e davvero soffice, che si può presentare in tantissime forme diverse. Tonda, cornetto, intrecciata e può avere infiniti abbinamenti, per esempio con la Nutella, la marmellata o la crema pasticcera. Vi proponiamo una versione con le gocce di cioccolato davvero semplice e divertente da preparare. Iniziamo! Iniziamo la ricetta versando in una ciotola 100 ml di latte intero tiepido, 20 g di zucchero, 5 g di lievito secco e 100 g di farina zero. Amalgamiamo tutti gli ingredienti con un frustino. Poi copriamo con pellicola e mettiamo nel forno spento, solo con la luce accesa, fino al raddoppio. In un'altra ciotola capiente mettiamo 230 g di farina zero setacciata, il lievitino, guardate come ha lievitato bene, un uovo, 50 ml di latte tiepido, 80 g di zucchero, la scorza di un'arancia e i semi di vaniglia. Mescoliamo a velocità media finché otteniamo un composto omogeneo. Poi aggiungiamo 70 g di burro morbido in tre fasi, continuando a mescolare. Infine aggiungiamo 3 g di sale e lavoriamo l'impasto per 10 minuti, fin quando si staccherà dai bordi. Prendiamo una ciotola oleata, ci trasferiamo l'impasto e facciamo qualche piega con le mani. Giriamo, copriamo con pellicola e mettiamo nel forno spento, solo con la luce accesa, fino al raddoppio. Poi lo trasferiamo sul piano da lavoro, lo pesiamo e dividiamo in 5 pezzi uguali. Ora formiamo delle palline. Portiamo tutti i lati verso il centro con le dita. E pirlando doniamo una forma sferica. Copriamo con pellicola così restano coperte durante la lavorazione. Prendiamo la prima pallina creata, la mettiamo sul piano da lavoro infarinato e stendiamo formando un cerchio di 18-20 cm di diametro. Aggiungiamo 20 g di gocce di cioccolato, le stendiamo bene dappertutto. Poi portiamo i lembi esterni al centro senza sovrapporli e arrotoliamo con delicatezza. Alla fine pizzichiamo il bordo per chiudere il rotolino e voilà! Lo mettiamo in una teglia con carta forno di 25 cm x 10 e continuiamo così con i restanti. Copriamo con pellicola e rimettiamo in forno spento solo con la luce accesa finché raggiungerà i bordi della teglia. Adesso accendiamo il forno a 170 gradi statico e spennelliamo la superficie del dolce con del latte. Infine aggiungiamo le gocce di cioccolato e cuociamo a forno preriscaldato per 30-35 minuti. Se dopo 20 minuti il dolce si sta dorando troppo, copritelo con un foglio di alluminio e continuate la cottura. Appena sfornato, lasciamo a riposare 5 minuti nella teglia, poi trasferiamo su una graticola, togliamo la carta forno e lasciamo raffreddare completamente. Ammirate che golosità! Una brioche talmente morbida che si distrugge in mano. Poi è piena, ma piena proprio di deliziose gocce di cioccolato.
Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo insieme questa brioche filante. Guardate che bella! Adesso mi prendo un bel pezzo. Adoro questo dolce per la sua semplicità. Un impasto morbidissimo, pieno di gocce di cioccolato, che in cottura forma una leggera crosticina dorata e sprigiona questo profumo dalla scorza di arancia. L'abbinamento perfetto è con un cappuccino oppure un bel latte caldo. Insomma, cosa posso dirvi? È favolosa, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.